Panino del gioco complici anche tanti errori della Dinamo, provano ad approfittarne al 28esimo, Traoré semina ancora il panico sulla destra, palla in mezzo, Cambiaghi il pallone, Cortinovis che apre per Traoré, si butta dentro, il numero 10 viene servito dal classe 2002, splendido il controllo, elude l'intervento del difensore. Nerazzurro, scambio con Cambiaghi, pallone dentro per la corrente, Traoré che mette in mezzo dove Piccoli, tutto solo, non deve far altro. Poi subentra Rocha solo parzialmente perché resta lì l'Atalanta con Traoré che prova a passare su Rocha, è più veloce nonostante il fisico minore, mette al centro e da due passi. I due cambi, le due mosse vincenti da parte di Brambilla. Traoré servito da Ghiabuo che aveva sbloccato il match da un passo. Uno contro uno sempre a questi giocatori, alla fine ti devasta. Mamma mia, Traoré! Traoré parte a fermo e non lo prendi mai, se non ti metti con il corpo giusto, se non indirizzi la giocata. Scudettata e la Fiorentina vincitrice dalla Coppa Italia. Intanto è partito Traoré, occhio perché va lì. Traoré, uno contro uno, Traoré, zona tiro. Traoré! E il pallone da parte di Colley che scarica dalle parti di Traoré, morbidissimo in mezzo all'area di rigore, Piccoli! Da parte di Lovisa, allora è partito Ghiabuo, il corridoio è giusto per Traoré che prova l'ingresso in area di rigore, Ghiabuo! Tutto il tempo per mirare, indirizzare il pallone nell'angolino, il risultato che diventa ancora più ampio al 28esimo quando Traoré serve Colley che da sotto avanti a solo tiro. Prova ad amministrarlo, gioca largo per Traoré, vuole puntare ancora Opeta, prova ad andarsene Traoré in velocità, Opeta non riesce a tenerlo, Traoré entra in area di rigore, ancora uno contro uno. Passaggi, Cortinovis nello spazio, Colley, scarico, Traoré! E questa volta trova l'angolo giusto, 3-0 Bergamasco, e ormai sciorina gioco da una parte e dall'altra. L'Atalanta, Novis con lo scarico che arriva da parte di Colley e poi il tentativo sotto misura, il 3-0, non c'è scampo per il portiere, l'Atalanta che comunque gioca alla grandissima, soprattutto nel reparto d'attacco. Il tema della gara è questo, ha poco spazio. Occhio Traoré che ha dato via, Traoré ancora, Traoré, calcia! La pareggia l'Atalanta al minuto 27 con Traoré, bella iniziativa individuale, mancino e gol del 1-0. Gol di Ghiabuo, Cortinovis, lo scavino dentro, in due, Traoré! 4-0 Bergamasco! Traoré, la firma anche del 7 dell'Atalanta, cooperativa del gol, quella di Massimo Brambilla. Put sulla sinistra, palla in mezzo, liscio il gol di Traoré! L'ha praticamente mancata, Colley, anche al portiere, aveva Traoré dietro. Dell'area, il pallone a destra, il tentativo di Traoré, 2-1, rete, Atalanta in vantaggio, non fallisce Traoré. Intelligente non incassare in porta e guardare Traoré l'area, ma come saltando l'avversario a metà campo, sulla linea, sui 10 centimetri, con un tocco solo.
una cosa decisiva dei due esterni, finalmente. Dall'altra parte con Piccoli. E adesso finalmente. E arriva cavalcando Traoré. Si sono scatenati. Traoré la lascia Colley. Prendere il Napoli, si è fatto riprendere sul 3-3, Kulusevski in profondità, Traoré, 4-3 per l'Atalanta, la ribalta così l'Atalanta con la rete di Traoré, Napoli 3, Atalanta 4, l'Atalanta, Surnione, la ribaltata. Guarda la palla di Kulusevski di destra, Kulusevski. Guarda cosa ha trovato, Traoré, guarda cosa è riuscito a vedere. Ancora Traoré, si accende sulla destra, l'Ivoriano prova ad andare sul fondo, riesce a mettere in mezzo, pallone per Cambiaghi, che con il destro... Però l'Atalanta recupera palla, Traoré può puntare l'area, Traoré se ne va, doppio dribbling, Traoré in area di rigore, il tocco di Traoré, 3-1 dell'Atalanta, grandissima azione dalla destra di Amad Traoré che si accentra. La Fiorentina ha giocato anche 60 presenze, 60 partite da calciatore, intanto il suggerimento dentro per Traoré che può andare a sfidare l'avversario, Traoré dentro il livello, tocco sotto misura. Cortinovis che si libera, offre il pallone a Traoré, controllo e tiro del classe 2002 ivoriano. Atalanta 3, Pescara 2. Secondo gol in campionato per Amad Traoré, altro assist di Cortinovis in formissima in queste ultime. Quell'asse che coinvolge Colley e Traoré, allora numero ancora e conclusione in porta, gol pazzesco di Traoré, cosa ha combinato Traoré, ruleta in area di rigore, si è girato. Francesco è calcio, questo è vero calcio, colpo mamma di tacco, mia. Inserimento, ruleta, dribbling, rientrare e palla sul palo. Pazzesco! Questo, bravissimo! Questo era chiuso il calcio in questa azione, veramente un'azione bellissima, importante, gol.